Quindi siamo ritornati nella sede da Proto dopo il successo dell'evento Una serata concerta con la direzione di artisti di Donato Artaglione, che abbiamo proposto nel 2010. Sapete, stasera presenti il libro Oltre entro l'eternità, già discutibile. Donato Artaglione sarà nella doppia veste di direttore artistico e moderatore. Quindi vi lascio a questa bella presentazione. Buon proseguimento. Grazie, grazie a voi. Una cosa non c'è bisogno del microfono, no? No, non si sente. Quindi siamo ritornati in sede dopo lo strappo che abbiamo fatto lì su Oltre l'Eternità. Stasera è l'ennesima, non mi ricordo più il numero, edizione di Bevendo si legge meglio, e ospitiamo l'amico Gianni Schiudieri con il suo libro. Vi dico subito, non abbiamo preparato niente, quindi sarà una cosa proprio a braccio, come si suol dire. Quindi, insomma, adesso stacco un attimo i microfoni, perché sennò non mi riverbero. Allora, Gianni, subito la parola a te. Presentati, facci una cosa proprio rapida, rapida, e poi cominciamo a entrare nel merito del libro. Buonasera, grazie di essere intervenuti. Dunque, questo è il mio quarto libro. Io ho iniziato a scrivere già da tempo. Il primo, sono stato anche un giornalista, perché prima l'avevo cancellato dopo tanti anni, però facevo degli articoli su diversi giornali fino a poco tempo fa. E poi non ho più scritto articoli su, però ho diventato il Corriere della Sera, cioè, mi sono dedicato soprattutto a scrivere libri. Quindi questo è il mio quarto libro. Il primo si chiamava Io e il Rock, con la prefazione di Edoardo Bennato, uscito nel 2012. Il secondo era Come un'alba infranta, e erano due romanzi, diciamo, generazionali, che trattavano molto il periodo che va dagli anni 60 e 70, però con proiezione anche nel futuro. Infatti il personaggio del primo libro lo ritrovo nel 2052, una cosa molto lunga. Gli altri due invece, i primi due erano nati da Tullio Pironti, Napoli, Pironti lo conoscete tutti quanti, purtroppo non c'è più, è un grandissimo editore, veramente grande, uno che riusciva a capire subito se una persona era capace di scrivere delle cose o meno. E gli altri due invece sono come un'alba infranta, il terzo libro, che trattava di 90 personaggi della letteratura, musica, cinema e arte, che erano, però che in effetti avevano vissuto poco. Quindi, da Jimi Hendrix a Jim Morrison, a Amy Winehouse, a Baudelaire e tantissime altre, insomma, che comunque avevano caratterizzato la nostra epoca. Mi piacere di presentarla anche su Rai, mi dissero il primo saggio romanzato in Italia. Forse non c'era altro, però insomma, parlavano di queste cose. L'ultimo invece, l'ultimo libro, tratta anche di questi argomenti, però con altri personaggi, non c'è un limite di età. Cioè, sono 100 personaggi della letteratura, della musica, del cinema e dell'arte che hanno lasciato un'impronta importante nella storia dell'umanità. Vissuti anche un po' tra Genesi e Regolatezza, cioè un po' una vita abbastanza avventurosa, voglio dire, rispetto a quello che normalmente si fa, insomma. Quindi ho cominciato con il libro inizia con Franco Battiato e finisce con Ennio Morricone, personaggio di grandissimo livello. Morricone è uno che ha fatto 500 colonne sonore, due Oscar. Battiato lo conoscete tutti quanti, ha avuto una vita straordinaria dal punto di vista musicale, cioè ha attraversato diversi generi musicali. Prima, diciamo, con la canzone leggera, prima L'amore, che uscì nel 64, poi attraverso la musica sperimentale di Stockhausen, poi successivamente ha fatto altre ricerche, eccetera, quindi sono musica orientale, insomma, niente, ho avuto il piacere di, come dicevo prima, di conoscerlo in un momento in cui non era famoso, nel 73 a Nola, fecero un concerto. Lui e Iare era un gruppo strepitoso, un gruppo di jazz rock, Demetrio Stratos come cantante, e tra gli altri 3-4 personaggi di grandissimo livello, la voce pazzesca di Stratos, eccetera. E quindi eravamo 15-20 di noi. Mattia, con i capelli così, praticamente, tanto pure da arrivare, quindi si confuse con una persona che stava lì, insomma, un casino. Poi l'ho rivisto dopo 8 anni. Cavalieri con 50.000 persone, questo è il destino dei personaggi, magari iniziano in un modo e finiscono in un altro. Però io penso che chi ha talento comunque prima o poi lo tira fuori, quindi viene seguito dalla maggior parte della gente. Quindi sono personaggi di questo tipo, ci sta per esempio Caravaggio in questo libro,
un pittore, forse l'unico pittore insieme a Randy Warhol. Io abbiamo trattato anche di Warhol, voglio dire, il mentore della pop art, il guru dei grandi in America, Teodorin, eccetera. E la Caravaggio mi ha appassionato tantissimo, perché comunque quelle famose feste che si vedevano nei quadri, perché? Perché il Papa Sisto V, mi pare, aveva ordinato che gli tagliassero la testa, chiunque poteva farlo, pure in mezzo alla strada. Quindi evidentemente quelle teste riguardavano un po' quelle situazioni particolari. Lui ha avuto una vita particolare, è morto in una malattia che non si capiva, probabilmente era sifilide, perché lui frequentava molto prostituto in quartieri spagnoli a Napoli, era diverso tempo sui quartieri spagnoli. Quindi poi sono personaggi che conoscete. Ho parlato di altri personaggi importanti, tipo per esempio attori come Marlon Brando. Perché? Perché Marlon Brando è stato il primo, probabilmente, a parlare della Big Generation. Cioè, uno dei primi film, Cristo e Maggio, uscito nel 1953, faceva vedere questi ragazzi che per la prima volta con la motocicletta andavano avanti, camminavano e correvano. A un certo punto si sono fermati alla stazione di servizio, il titolare ha detto: scusate, ma voi dove state andando? Che non aveva mai visto una cosa del genere. E Marlon Brando, che aveva detto 3-4 parole, tutto il film, dice: l'importante è andare, non dove andare. Ed era la filosofia della Big Generation, di Jack Kerouac, sulla strada soprattutto, voglio dire, che è stato il simbolo, voglio dire, senza Kerouac forse il rock non sarebbe mai nato, probabilmente. E quindi ho trattato questi personaggi dal punto di vista emotivo, non dal punto di vista biografico. Certo, ci sta anche qualche nota biografica, è normale, quella c'è sempre, però a me interessa molto il messaggio, che le emozioni che possono darci. E questi personaggi vi assicuro che ve le danno queste emozioni. Poi ho trattato di altri artisti. Allora, io voglio subito dire che quando ho conosciuto Gianni, che ha proposto questo libro e me l'ha un attimo spiegato, francamente sono rimasto un attimo dubbioso, no? Perché c'è in un solo libro una raccolta di 100 artisti, la cosa mi ha lasciato un attimo non dico proprio perplesso, ma quantomeno ho fatto delle riflessioni, ma chissà come andrà questa cosa. Poi quando ho cominciato a leggere questo libro, mi sono ricordato di una cosa, che adesso ve la leggo proprio due righe, che ho usato quando nel 2019 abbiamo fatto un evento al comunale che si chiamava La musica dipinta paralipomeni di una sinestesia, dove c'era questa interfaccia tra musica, pittura, insomma, eccetera. E fra le varie cose che raccolsi la definizione che più o meno dava Sigmund Freud degli artisti. Un artista è originariamente un uomo o una donna che si distacca dalla realtà, giacché non riesce ad adattarsi alla rinuncia del soddisfacimento pulsionale che la realtà inizialmente esige, e lascia che i suoi desideri di amore e di gloria si realizzino nella vita di fantasia. Io quando ho cominciato a leggere questo libro ho pensato a questa cosa. Quando ho finito di leggere questo libro, ho detto: cavolo, ma questa cosa si è proprio in pieno su questa situazione qua. Perché ti dico subito che non ho seguito Freud in nessun modo. No, ma quello non c'è sempre niente, per l'amor di Dio. Questi sono tutti artisti che sono passati a miglior vita. Sono tutti artisti che sono passati a miglior vita. E poi ne parliamo così. Che a me mi piace molto emozionare. Cerchiamo attraverso le emozioni di vivere un po' meglio, no? Tra l'altro. Molti degli artisti che hanno fatto proprio la storia nel loro mondo, dalla pittura alla musica, altre forme di arte, poi erano persone che nella vita avevano, chiamiamole stranezze, no? Voglio dire, nel senso che non erano persone che facevano una vita, diciamo, fra virgolette, normale. E poi
chiacchieriamo. Però io mi hanno colpito due molti, ma due o tre in particolare. E ti faccio subito parlare di uno di questi personaggi. James Brown, no? È stato il papà di tutta una serie di cose. James Brown è partito male, nel senso che la mamma abbandonò lui e il papà per andarsene con un'altra persona. Capite, insomma, voglio dire, mandavo lì, non mandava più. Il papà poi cominciò a gestire un bordello e questo bambino, poco più di 12-13 anni, il papà gli aveva insegnato ad adescare i clienti per il bordello. Da qui poi la frequentazione borderline, ma anche non tanto borderline, della delinquenza, diciamo, quotidiana, eccetera, eccetera. Quindi è stato in galera diverse volte, insomma, e tutte queste storie. Quindi è partito proprio in un modo, voglio dire, no? C'è gente che parte già da un piedistallo e poi magari cade e va a finire più giù invece di... Questo qua è partito da, questo, da questa situazione ed è raggiunto, ha raggiunto quello che ha raggiunto, è stato praticamente il fondatore del soul, rap, insomma, blues, eccetera, eccetera. E poi c'è un aneddoto, e questo vorrei che lo raccontassi tu. Una cosa di cui lui andava, a parte l'amore sfegatato che avevano per lui Michael Jackson e tutta quella roba lì, però c'è un aneddoto che non ha nulla a che fare con la musica, ma che ha a che fare con la storia, voglio dire, e che poteva, grazie a lui, poteva prendere una piega completamente diversa. Ecco, io mi permetto... Questo l'ho raccontato, mi permetto, chiaramente. Allora, quando è stato assassinato Martin Luther King nel 68, mi sembra che il 20 di maggio, non mi ricordo, in America, l'America era ribollita, c'erano gli estremisti, Pantere Nere e tutto il resto, voglio dire, stava saltando tutta l'America, gli equilibri, voglio dire, e il presidente aveva cercato anche di calmare gli altri, non c'era riuscito. James Brown è andato in televisione a Boston, ha parlato agli americani, soprattutto agli americani, ha detto: guardate, questa non porta a niente, questa ribellione, questo che voi intendete fare, eccetera. Quindi cercate di calmarli, si sono calmati. Ha avuto un'importanza fondamentale, un personaggio che era stato in galera diverse volte, ex rappista, un personaggio, voglio dire, musicalmente straordinario, che poi dobbiamo, il rhythm and blues lo dobbiamo a lui praticamente, perché poi arrivava dalla musica, in parte dalla musica jazz, dalla blues eccetera, però comunque il rhythm and blues quando è stato codificato era James Brown. Ed era nello stesso momento in cui veniva codificato il rock and roll in America. E poi c'era una classifica bianca, una classifica nera, una classifica rhythm and blues e una classifica rock and roll, eccetera, quindi tutta una serie di situazioni che io voglio riallacciarmi anche a un altro personaggio, poi parliamo di altre cose, di come Louis Armstrong, di cui ho parlato in questo libro. Armstrong probabilmente è uno dei più grandi personaggi musicisti del Novecento, in assoluto. Perché? Perché aveva, lui veniva dal blues, perché viene prima il blues, la musica attuale, quella moderna, è tutta nera, vuol dire, a parte la musica classica, eccetera, però esiste una musica popolare vera e propria, che parte dal blues, è una musica più da ritmica, diciamo, che quella classica, anche se la classica ha molti riferimenti della musica popolare, questo è chiaro. Quindi dal blues veniva fuori il jazz, che è una variante blues, non il contrario, successivamente lo swing, e poi tutti i rock, lo swing, il rock and roll e così via. Però come l'importanza di Armstrong qual è stata? È stata quella di inventare lo swing, da uno svariamo della troppa. Forse qualche tasto non funzionava, penso che sono venute fuori delle note particolari che erano note swing. Dallo swing, automaticamente, è venuto fuori il rock and roll successivamente, che mi somigliano tantissimo. Basta che poi considerate Renato Carosone, che comunque è stato il primo a portare il rock and roll in Italia, lo swing, vi renderete conto dei personaggi. Uno che voglio dire che comunque aveva vissuto una vita terribile, perché la madre era una prostituta, il padre l'aveva abbandonato. Lui suonava in mezzo alle strade, così poi si appassionava la musica, la cornetta, eccetera, eccetera. Quindi poi ha creato qualcosa di incredibile. Quindi, il periodo in cui, negli anni 30 soprattutto, il jazz ha avuto uno splendore straordinario. Perché comunque il famoso Cotton Club di New York, per esempio, dove i neri potevano suonare, ma non potevano entrare. Il Duke Ellington soprattutto, il Cotton Club di New York, voglio dire, che di cui ha trattato anche in questo libro. E cioè, quindi sono tutti personaggi legati, diciamo, in qualche modo l'uno all'altro, soprattutto sulle varie tematiche musicali. Poi parliamo anche di musica, di cinema, parliamo anche di arte, come vedete, tante altre cose. Ma lo devi fare, vediamo un'altra domanda, ora io continuo. No, faccio, ti interrompo.
perché tu veramente sei un esperto, anzi poi magari privatamente ci fai una proposta, perché ho bisogno di un moderatore per una serata musicale qua, come ho perso uno, magari così mi recupera a te così. Io invece ripeto, vado molto, sono andato molto sul piano emozionale di questo libro, no? E mi sono fatto colpire da una serie di personaggi, gli ultimi 104, perché sono veramente tanti. E due parole però le voglio dedicare a questo personaggio. Innanzitutto ho scelto due donne e un uomo, no? Tutte le donne qua, insomma. Di donne ce ne sono tante, voglio dire. Quindi sì, tantissime. Allora, mi ha colpito di questa donna, che è stata, se non la più grande, una delle più grandi attrici. Che hanno calcato il mondo del cinema, che venne denominata la divina. Lei era figlia di un netturbino e di una contadina, va bene? E raggiunse poi proprio il top, insomma, a parte l'Oscar e tutte queste storie. Ma la caratteristica di questa attrice, stiamo parlando di Greta Garbo, è una caratteristica che un po' già ne ero a conoscenza, però qui è stato approfondito, perché la bellezza di questo libro è che al di là di qualche riferimento storico della loro vita, parla proprio di queste cose. La caratteristica di questa grandissima donna era l'opposto di quello che oggi accade, no? Oggi tutti, la maggior parte di noi siamo a caccia. Io ho coniato questo, che non ho visto, non c'è stato un vocabolario, però mi è uscito. Siamo tutti a caccia della famosità, no? Va bene. Questa donna invece rifuggiva assolutamente questa tipologia di cose, eppure era acclamata, era richiesta, insomma, eccetera. Al punto che lei, giovanissima, nel pieno della sua carriera, decise di tornarsene a casa. E da quel momento, per una serie di anni, a parte che poi gli è stato conferito l'Oscar alla carriera, addirittura 10 anni dopo, dal ritiro, ma ha avuto proposte pazzesche anche dal punto di vista economico, lei ha rinunciato a tutto. Questo aspetto a me ha colpito molto e dico oggi, e lo chiedo a te che vivi in questo mondo della musica, dell'arte, eccetera, oggi un personaggio come Greta Garbo avrebbe spazio, avrebbe senso, secondo te? Anche secondo voi, voglio dire, noi stiamo poi, non abbiamo preparato niente, chiacchieriamo, voglio dire. Allora, oggi. Oggi che siamo nel mondo dei follower, delle visualizzazioni, cioè oggi su guarda che allora, oggi molti credono di essere, tra virgolette, ma non sono. E questo racchiude tutto, tanto della cosa. Cioè, gente che comunque è molto mediocre, perché siamo in un periodo in cui la mediocrità impera, è un levamento verso il basso, con tendenza al peggioramento, dico. Scende sempre più giù. Cioè, grossi personaggi come la carta, e dove che sia? Se ne vedono proprio più. Non avrebbe, forse non avrebbe senso, oppure potrebbe avere senso chissà quando, forse tra un secolo cambierà un po' le mentalità, se cambierà, no? Quindi vediamo dei personaggi che comunque anche le stesse donne, voglio dire, contano molto sull'apparire, su meno abili possibili da trovare in scena e tantissime altre cose. Questo è una cosa che va a vantaggio delle donne, delle vere donne, veramente, perché voglio dire, presentarsi come un oggetto è qualcosa che offende la maggior parte del mondo, io credo. Quindi, non lo so, è così. Quando queste cose, voglio dire, si insiste in questa direzione, perché non c'è niente, non c'è un contenuto, non c'è cultura, non, cioè, nella stessa persona, voglio dire, non ha niente da proporre culturalmente. Per questo motivo qui, oggi stiamo facendo, poi ci sono delle ricerche artificiali, poi ci sono altre cose, ma siamo da un punto d'altro, la direi di essere umano praticamente la loro scompariranno. Già ci stanno così in tante altre cose.
E quindi l'arte. Io la lettura di questo libro mi ha rafforzato quest'idea, io che non sono un artista, nel senso che io amo molto le frequentazioni, mi piace avere a che fare con persone che dipingono, che scrivono, che fanno, e mi rafforzo sempre di più, e anche nell'ambito della mia famiglia, dei miei figli, ho cercato di fare in modo che si innamorassero un po' di questo mondo. E credo che sia, non so se siete d'accordo, credo che l'arte, e qui fra musicisti, fra pittori, insomma, sia veramente la forza, sia veramente ma bisognerebbe crederci veramente, soprattutto bisognerebbe che ci credessero. Ma come arte intende cultura? Cultura in generale, arte, cioè cultura non si scindono queste due cose, cioè si potrebbe coniare anche un unico vocabolo per tutto, sì. Credo che sia l'unica strada che possa veramente fare in modo che il mondo vada meglio. Questo non credo ce ne siano altre di strade oltre questa qua. Questo è il parere mio, ma non solo mio, voglio dire. E bisognerebbe che, prima parlavamo di tutte queste presentazioni di libri che ultimamente, soprattutto dalle nostre parti, stanno venendo, cioè stanno presentazioni di libri di libri pazzeschi. E questa cosa è una cosa buona sicuramente, però non so poi il risultato qual è alla fine, no? Non vorrei che c'è stato più scrittore che le tocca, insomma, alla fine, poi diventa un po' così. Però veniamo al libro. Intanto, se ripeto, anche per avere un aiuto, se ci sono domande, fatele. Siamo qua per una cosa veramente anomala come presentazione, perché io non sono un esperto di presentazione di libri. Me lo chiedono a volte, lo faccio, ma solo perché già sta in fuoco, lo devo fare per forza io. Quindi dicevo, questo libro racconta di una serie di personaggi che non ci stanno più, e la grande intuizione che hai avuto e che mi è piaciuta è che loro dall'altro mondo parlano con lui, e quindi c'è sempre il riferimento alla fine della chiacchierata. Qui adesso le cose, insomma, adesso non voglio spoilerare il libro, però questa cosa è una cosa affascinante, perché quando James Brown disse adesso il suo figlioccio Michael Jackson adesso sta qui con me, e quindi ci vediamo, facciamo pochi lati, che adesso dobbiamo organizzare l'altro giorno con Quincy Jones, allora voglio dire, organizzeremo un concerto, peccato che voi non lo potrete mai vedere perché non ci sta. E questo è un altro aspetto che poi mi ha accattivato nella lettura di questo libro, per cui niente, poi c'è stato un altro personaggio che mi ha colpito. Molte donne, mi dicevo, altre donne, sì, per esempio, sì, in questo libro, Catherine Hepburn, una donna incredibile, l'unica donna ad aver avuto 4 premi Oscar, nessuno ci andava. E se andate a vedere, lui ce ne ha presi 3, Tom Hanks ne ha presi 3, voglio dire, ma nessuno aveva 4, solo Catherine Hepburn. Catherine, di grandissimo livello. È morta pure giovane. C'è Sibilla Verano, un'altra grandissima poetessa. E tanti altri. Ma so che erano altri libri. Perché l'ultima cosa, tipo qualcosa mi sono preparato, non c'è più la possibilità, se no ho lavorato in vano. C'è un altro personaggio che è un po' fuori da questo contesto musica, eccetera, eccetera. Aspetta che trovo la pagina, dove stai? 65, eccola. Alla fine, voglio dire, troverete un elenco di tutti i personaggi, sì, con la margine, sì, produce tutto, voglio dire. Non ti allora, mi alzo. Hanno scritto di me che ero una donna di sinistra, poi di destra, poi di parte, ma io ero soltanto una donna libera.
questa frase mi ha colpito, sai perché? Perché quando con i miei amici parliamo di politica, parliamo di questo, io questa cosa la ripeto spesso, di chi non sono di sinistra, di chi sono libero, perché se io mi leggo a critichiamo molto la religione, perché se tu ti leghi una religione non sei più libero, perché ci sta, e io credo che questo valga anche per, certo, per la politica, se ti leghi a una politica mediamente non sei più libero, ma voglio dire sono cose personali. E in tutta la mia vita ho sempre optato per la libertà e contro le ingiustizie, contro i tiranni e contro i denigratori della nostra patria, e ho accusato l'Islam, bello coraggioso, di aver pianificato l'invasione dell'Europa. Avevo anche immaginato la creazione a tavolino del villaggio globale, con la conseguenziale perdita delle identità nazionali. Avevo visto l'Europa schiava degli Stati Uniti e dei dominatori assoluti di questa terra, che tutto gestiscono e tutto comandano. Signori, questa donna mi ha colpito. Quindi tu hai sbagliato, non è che sei, perché tu sei un esperto musicale, tu conosci tutto della musica, è una cosa incredibile, no? Però tu poi qui hai attraversato proprio a 360 gradi il mondo di questi personaggi, no? Voglio dire, quindi quelli che aggiungono un grazie. Parla anche di Vangelis, altro compositore, è casato da Charlie Davis Russo. Vangelis è stato un compositore straordinario. Sì. Vabbè, comunque buon ricordo. Volevo sapere cosa avevi scritto, di cosa parli. Ma io voglio dire, l'altro motivo di buon ricordo. A me, voglio dire, io ho citato delle sue composizioni, voglio dire, per esempio, C'era una volta il West, per me è un film straordinario. Ci sta la sequenza finale, la bronzo. E arrivano che si spara con la musica in sottofondo, fa vedere i brividi. E sono quelle cose che colpiscono. Un valore diverso, sì, il film. Lo valorizza ancora di più. La musica è straordinaria, tutti i brani Morricone. Dopo noi li cantiamo pure, sono straordinari. Abbiamo sentito qui dal vivo, quindi non so se è venuta la rete. Allora, ricorda, attenzione, quello che ha fatto, voglio dire, ha mangiato tantissimi pezzi negli anni 60. Sì, sì, anche di Mina. Se non avesse più te, io non c'era niente, non ricordo. Se telefonando l'ha fatta lui, sì, la parte musicale, e voglio dire, quindi sono personaggi molto legati al nostro tempo. Un'altra cosa volevo dire, perché qua abbiamo fatto una domanda. Ah sì, prego, Tommaso, vai. Niente, vorrei dire, tanti complimenti per la bella frase che hai detto sulla libertà, cioè non legarsi ad un capro politico, che era meraviglioso. Stimo moltissimo. Volevo chiedere, ci sono anche, era la prima di Baudelaire, dei poeti maledetti francesi, che io adoro tanto, e vedo ci sta qualche riferimento. No, Baudelaire stava nel libro procedente. Di adesso si può fare. Ci sta più stato. Roberto, per esempio, mi piace tanto come persona, voglio dire, ecco, realismo francese, distinto di Flaubert, fuori. Ci sta. Amavo la ragazzina, amavo ciò che si vede, adolescente ciò che si sente, uomo non amo più nulla. Questo era Flaubert. E a un certo punto dice, ma Madame Bovary, non aveva capito grosso modo all'epoca, però era se stesso trasposto in un animo femminile, insomma. Quindi trattato anche di, emotivamente anche del personaggio, è grandissimo, ma trova. Ma questo non ti dice. In qualche modo può essere un precursore dei poeti maledetti. Sì. No. E volevo dire un'altra cosa, se mi consentite. Io ho parlato di Frank Sinatra. Sinatra è stato il più grande, voglio dire, voice, il più grande, voglio dire, cantante probabilmente della storia della musica, però è un personaggio, voglio dire, molto discusso, molto particolare. E quando è stato eletto Kennedy, molti hanno parlato di mafia. Allora, torniamo un attimo indietro. Joseph Kennedy, la famiglia di origine irlandese, il padre di Kennedy, era uno che aveva preso oggi durante il proibizionismo in America negli anni 20, e teneva molto a che uno dei suoi figli andasse in politica, così via. Riuscito a far praticamente eleggere John Kennedy come presidente degli Stati Uniti. Va bene? E come? Con i collegamenti, prima con Sinatra, ma Sinatra era uno che aveva collegato la mafia,
c'è poco da dire, comunque era quello che era la mano. Il padre di Sinatra era scappato in America, che aveva commesso l'omicidio in Sicilia, è scappato via la moglie, eccetera. Quindi poi ma questo a parte, voglio dire, la grandezza, perché Sinatra dal punto di vista di cantante non c'è uno che possa superare, secondo me. Però era molto collegato a questi personaggi. Quindi pare che l'elezione di Kennedy sia stata influenzata dalla mafia americana. Cioè, pare di. Comunque devo portare questi personaggi, cioè, facciamo eleggere questa persona, il presidente. Poi hanno chiesto il conto, successivamente. Passato qualche anno, che lui è stato diventato nel 60. Dice presidente, passavano degli amici che mi stavano cercando. Dice, non ha fatto, ma non li ha fatti nemmeno entrare. E hanno deciso. Dopo poi è morto che quello sguardo chiaramente, io lo trovo che stanno armato, però armato. Poi il personaggio è molto discusso, per esempio oggi si parla tanto di Kennedy, un personaggio limpido, straordinario, mica così, fino a un certo punto. Quando lui è andato a Berlino e ha detto io sono berlinese, poi quando hanno eretto il muro, certo, il muro anche dei sovietici, eccetera, stava proprio in mezzo, per dire, quindi. Voglio dire, tanto per dire uno, questo però chiaramente sul Sinatra come musicista, come cantante soprattutto, c'è poco da dire. Posso fare un intervento? Ho detto no, ti apprezzo anche perché in questo libro di Milagro ho seguito anche l'altro. Cioè si vede anche la tua profondità anche di cultura, cioè dovrebbe essere molti giovani a sentire queste cose, che da questi maestri, da questi diciamo grandi, diciamo siamo noi fuori di riferimento, però dal tuo parlare si sente come tu hai lavorato introspettivo insomma di questo, di personaggi, non soltanto di raccontare, con la biografia pure la troviamo dovunque, però che tu hai analizzato, cioè questo è l'indice di una grandissima tua cultura, questo è stupendo. Cioè si sente il passaggio da io sono un po' più giovane di voi, sono dei grandi maestri. Allora io posso dire, mi permetto insomma di darti. Ho avuto il piacere di assistere a qualcosa di incredibile, tanti concerti di. Me lo raccontasti, sì. Di grandissima. Io sono andato a 15 anni con il passaggio insieme a un amico per il Zeppelin a Milano. Cosa davanti, non tenevo né i soldi né i biglietti. Perché funzionava così. Dire, certo. L'importante è andare, come diceva Carlo anche on the road, no? Quindi. Voglio dire, poi un'altra cosa che mi è capitata lo stesso anno, nel 72, il famoso concerto dei Pink Floyd a Pompei, nell'arena grande di Pompei, che succede? Una cosa che appena a dire, diceva, ma può essere male. Allora, io avevo 15 anni, ottobre del 71, con un mio amico, un mio compagno di classe, dissi, guarda, c'è stato i Pink Floyd a Pompei, ho sentito questa cosa, ma che sta dicendo? Che la dico? No, quello, guarda, che mio zio lavora negli scavi, ha saputo questa cosa, però faranno un concerto al chiuso, dove non si può entrare, assolutamente, ma immaginate un po', voglio dire, conoscevo già, avevo già delle mestichezze di musica, quindi fuori che non era qualcosa di grande. E ti vediamo per trovare il modo per andarci. E come dobbiamo fare? Dice, ti parlavo con tuo zio, perché ti ci fa entrare in qualche modo. Dice, vabbè, andiamoci a parlare. Quello ha detto, non vi fate vedere, però andate, perché se mi fate perdere il posto. Insomma, alla fine, quasi piangevamo. Dice, vabbè, segui, ti devi avere da stagliante. E non mi fate vedere in nessun modo, io mi sono fisso, quindi sono andato a 10 metri con una musica surreale, pazzesca, voglio dire, all'epoca ero uscito a Macama nel 69, la Dark Side of the Moon ancora non c'era, poi perché però erano, però sinceramente erano fatti, adesso dice che non mi funzionava. Però voglio dire, stiamo parlando di musicisti di una grandezza, poi. È morto uno di voi, Richard Wright è morto in terza edizione, ha contribuito tantissimo. Io nell'altro lì parlavo di Barrett. Barrett è stato uno che ha fondato Pink Floyd e che, ecco, quello era un genio assoluto. Quindi aveva avuto delle intuizioni che hanno caratterizzato la musica per il mondo per tutto il periodo. Sta solo nel primo disco, nel secondo viene sostituito in parte da Gilmour, il biondo, che non è più biondo, ma il capello ce l'ha più, così ha fatto dei concerti. Allora, recentemente. Io Gilmour l'ho visto nel 2017 all'Arena di Pompei. Ho fatto quel concerto. Esatto. Scusa Luciano, c'è una domanda di Annibale. Prego. Tu parli di Battiato e parli di Giorgio Gaber. Sì. Quale scopritore praticamente di Battiato? Allora, ok, i due hanno preso, a mio modesto avviso, immenso
sia come messaggi, sia come paroline. Secondo te il figlio ha superato il padre? Figlio di chi? Battiato, ha superato il gap, posso sintetizzare? Ah, in questo senso qua, capito? Vabbè, diciamo che era una situazione diversa, perché comunque sia, Gabber ha iniziato a fare rock and roll all'Italia insieme agli Annacci, il famoso Gianca Bravo, no? Quindi molto prima di Cerentano, poi Cerentano è quello che è più successo, però Enzo Iannacci e Gabber hanno praticamente... No, volevo aggiungere, Battiato secondo me è una cultura, per me è il numero uno, perché è l'unico, e l'ho scoperto, che sono appassionato anche di cultura araba, chi conosceva i Sufi era solo Battiato. Battiato ha cantato, io l'ho sentito nel mondo arabo, una canzone Fokina in arabo, è una delle più belle canzoni. E la ragazza che stava con me ha detto, caspita, l'ha cantato benissimo, quello era inglese, francese, tedesco, arabo. Quindi vuol dire culturalmente per me è un gigante. Poi teniamo presente che la cultura siciliana fonda molto in quella tantissimo. Poi Battiato ha attraversato tanti generi, la canzonetta iniziale dell'amore del 64, per esempio, Stoccaus, la ricerca sperimentale, anche all'Angelo Stoccaus, ha fatto 7-8 dischi. Ha venduto secondo me tutte 3-4 mila copie, perché tra gli anni 70, tra le prime Pollution, eccetera, capolavoro, però ha fatto anche dei dischi praticamente dove c'era una somma nota, cioè, non ci ha comprato nessuno. Poi è esploso con l'era del cinema, la voce del padrone, cioè uno che ha attraversato tanti generi musicali, un artista veramente grande, musicista, non cantautore, sia ben chiaro. Che il cantautore, ecco, come Battisti, Battisti è un musicista, molti dicono che Battisti non ha mai scritto una parola, ci sono poco, voglio dire, quindi... Era una cultura che abbracciava veramente un'universalità che è difficile trovare in altre persone. Forse era... io ho un'idea, sempre avuto un'idea di questi due, di Battiato e di Gabber. Io ho sempre avuto la sensazione che Battiato fosse un po' più libero. Gabber era forse negli ultimissimi anni della sua vita, però era molto sviluppato sulla sua ideologia politica. Sì, Battiato era molto libero. Più libero di sì, insomma, ma in assoluto era per me. Diciamo che Gabber era uno che a cui piaceva parlare molto con la gente, dire, comunicare. Sì, no, sono cose, due immensi, due immensi. Era quasi un manifesto politico senza essere. Che ti devo dire, Gianni, veramente su di me mi è piaciuto, devo dire la verità. Mi è piaciuto molto e sono stato contento di averlo ospitato qui in Provo. Ma questo l'ho letto io questa parte qua. No, perché volevo leggere questa parte finale. Ma hai capito qual è il problema? No, questa parte che sta dietro qua. Oltre gli schemi del tempo. Allora, oltre gli schemi del tempo, nel battito persistente di tutte le forme dell'arte che sovrasta le meschinità terrene e vive lontano da ogni logica, da qualsiasi situazione stabilita e programmata. Questa è l'arte, cioè se ne andava. Io le parole mi sono venute a tuo bene. Sei veramente, hai messo veramente il dito dove andava messo, sì. E questa è la parte del provo, e poi continua qua. Vedi? Ecco, io voglio continuare un po' perché sono delle cose davanti ai miei occhi, materia evanescente e indistruttibile. Particelle di un immenso mosaico creato da migliaia di colori, che definiscono i contorni di volti amatissimi, che hanno reso l'esistenza degna di essere vissuta, eliminando definitivamente da essa l'ipocrisia, lo squallore, la
maggiorità. E la mia mente si perde nell'emozione irreversibile dell'incontro con l'immensità della suprema dimensione, finalmente nella consapevolezza della comprensione del tutto, della libertà assoluta senza padroni, senza nessun condizionamento del pensiero. E vedo svanire definitivamente il senso degli anni e la devastazione del corpo. Soltanto luce infinita e benessere eterno, soltanto giovinezza immortale dentro l'eternità. Che le stai parlando? Grazie. Tanti angel di cash, per esempio, proiettici. Bart Bagara, Stefano Dorazzi, batterista di Curtis Mayfield, grandissimo, Little Richard, un altro grande di rock and roll, Gabriella Ferri, un'altra donna, Milva, se potete scorrere un po', Giampiero Artegiani, per esempio, noi non lo conosce nessuno, perde la parola, ha scritto Giampiero Artegiani, nessuno lo dice, grandissimo, Vittorio Gassman, stiamo parlando io di cui ho sentito qualche tempo fa, praticamente aveva recitato tutto il canto quinto dell'inferno, a memoria, fatto i miei primi corsi. Ma poi c'è le voci. Io pensi che è una cosa, cioè pazzesco. Le voci impostate. Pazzesco, voglio dire, recitare tutto il quinto, che cosa è l'apice della Divina Commedia, secondo te, l'apice dei momenti più alti della poesia. Recitato da me è qualcosa di incommensurabile. C'è anche Modugno, Mandy Moore, Kit Emerson, di Emerson che parla, Charles Bukowski, un altro personaggio molto particolare, la Merini, l'ho detto prima, ma sono anche dei personaggi minori che comunque hanno contribuito alla grandezza dei maggiori, tra virgolette. Tipo Carlo Delle Piane, per esempio, un altro grandissimo attore, e ce ne sono tanti, David Crosby, Joe Bogart, c'è tanti, parlo anche di Beethoven, per esempio. Perché? Perché voglio dire, mi ha colpito molto una. Io ho seguito un tempo fa, c'era una sceneggiata in televisione, Casa Ricordi, ecco, in cui c'era Rossini, interpretato da Musica, con l'attore che è stato in televisione parlando recentemente. Comunque, faceva la parte di Rossini, ecco, all'inizio dell'Ottocento. Vorrebbero Rossini era il più grande musicista, acclamato in tutto il mondo, eppure si è recato a visitare Beethoven a Vienna. L'ha trovato in una stamberga, lui non vedeva quasi più, quasi praticamente sordo, e si è inginocchiato davanti a Beethoven. Un'immagine straordinaria, incredibile, che poi praticamente, parliamoci chiaro, a parte la musica, le mie competenze, voglio dire, mi riconosco fino a un certo punto, però io credo che superare la nona sinfonia di Beethoven, penso che sia molto difficile. Voglio dire, non ti aspetto, perché credo che sia l'apice della musica. Veramente, io non sono un musicista, non è che voglio dire, però sono uno che fa un po' di critica musicale, però è qualcosa che rimane. Oppure se il concerto numero 21 di Mozart, per esempio, sono delle cose a proposito della musica. Buonasera. A proposito della musica, e qui abbiamo Cina che insomma. È la musica, no? Io non ho mai, ti dico la verità, non ho mai ben visto le categorizzazioni. I classici, sono visto meglio di le No, per l'amor di Dio mi riferivo, cioè voglio dire, il mondo della musica ha credo che esista la buona musica e la cattiva musica, no? Voglio dire, perché anche nella musica del genere sono dei brani pazzeschi che ci toccano. Io credo che la musica che riesce a toccare, trattandosi di un linguaggio che va oltre il parlato, la musica, è la musica che riesce a toccare le corde emozionali di un'anima, quella ha vinto veramente, se ne ha ragione, no? Dire, alla fine non, è difficile dire che te dice. Che capito, insomma, se sente i brani, io per esempio mi viene sempre l'occhio lucido quando ascolto il brano che Pavarotti canta in un modo pazzesco, nessun dono, voglio dire che fa un buon musica, sarà l'età ormai, sai?
che non è una laiuccia. Quindi come fai a dire la musica è così? La musica è così. Sembra che nessun dorma è stato completato da Alfano, non sì, da Puccini, sì, sì, che era morto, infatti al concerto che diresse il direttore d'orchestra, se non mi ricordo il nome, quindi a un certo punto posò la bacchetta e disse sì, qui muore il maestro. Muore il maestro. Sì, sì, sì. Dagli appunti di... No, ma è così. Cioè, la, parte, la seconda parte... C'è un po' cioè, ci sono delle cose, delle dissonanze che non sono cuciniane praticamente. Sì, sì. È stato un sollievo, però in qualche c'è modo. C'è qualche altra domanda? Mi fa molto piacere dialogare, perché non diventa. No, perché... no, la domanda la fascina, cioè voglio dire, come è nata questa idea di raccogliere il po', perché parliamo di 100 personaggi. Domanda l'altra volta. Sì, voglio dire, com'è intervenuta l'idea di fare una raccolta? Poi se non andiamo in pochissime pagine, sono 250 pagine, tutto sommato. Cioè di raccogliere, di fare una raccolta, come è venuta questa cosa? E soprattutto come hai, è vero che hanno una caratteristica, sono tutti morti. Questa è la caratteristica che lega questo tipo. Cioè voglio dire, questo tuo modo di scrivere, no? Che 90 personaggi nell'altro, CNDK, così com'è nata? La curiosità mia, perché è la prima volta. Diciamo che praticamente da mia esperienza personale, perché a me non ho conosciuto questi personaggi, non ho conosciuto qualcuno, ho conosciuto tanti altri, però anche perché graficamente molti hanno vissuto prima, insomma, ho conosciuto Richard Wright, Ricky Florida. E qualche altro, però non tutti, però sono molto legato a questi personaggi, molti hanno fatto musica rock, soprattutto jazz, perché io sono molto legato a questi movimenti culturali, soprattutto alla musica rock, quindi è chiaro che dovevo inserire. Ho parlato di questi personaggi, 2-3 pagine esce uno, 6-4 pagine, sì, sì, quindi sì, questo diciamo, è qualcosa che può colpire o non può colpire, per esempio 100 personaggi, ne stanno una decina che possono interessare, gli altri no, oppure possono interessare tutti quanti, non può interessare nessuno. Comunque certamente non è un libro che inizia in un certo modo e che dopo 2-4 pagine non lo mette da parte, perché la curiosità di trovare qualcuno compatibile con le proprie idee, con le proprie formazioni, cioè, c'è. Quindi questo è diciamo uno stimolo. Poche pagine mettere. E poi mentre le persone, cioè tirare fuori le sedie, io voglio dire, ho fatto parlare queste persone. In prima, sì, che comunque mi sono ho cercato di avvicinarmi al loro modo di essere, al mio modo di essere verso di loro, e quindi perché coloro vanno in prima persona, ripeto, dicono delle cose, si esprimono, e secondo il mio modo di vedere le cose, chiaramente. Però grosso modo, voglio dire, tirano fuori delle. Parlano di situazioni che non tutti conoscono e soprattutto trasmettono emozioni. Questa è la cosa più importante, sai, parlo di emozioni. Il mio obiettivo era questo. Scusate, ma la vita senza emozioni. È appunto. Ragazzi. Tu dipingi, no? Voglio dire, ti emozioni quando dipingi, soprattutto è bello emozionare le persone, perché la vita senza emozioni. Emozioni quando provo, comincio a dipingere una cosa e ne esce un'altra. Perché poi comincio a comandare il quadro, mi lascio andare a quello che è cancello. E non è quello che avevo pensato, sì, che resta poi chissà, io poi lo farò, ma poi dopo lo perdo. Beh, questo è quanto, sì. Io sono contento, non sono molto. Vabbè, d'accordo. Finiamo qui, c'è la degustazione di vini, se qualcuno vuole prendere il libro sta lì. Il libro sta là, posso a disposizione, non costa nemmeno tanto, quindi voglio dire, è accessibile. Andiamo a fare questa degustazione di vini. Prego, se vuoi avere un autografo io sto qua, voglio dire, c'è un problema.